In questo video vi mostro come preparare lo sciroppo di menta, che è questo qua, che andrà benissimo per preparare le nostre torte, i nostri gelati, granite, ghiaccioli. Adesso con l'estate ne preparerò tantissimi per i miei bambini. Andrà benissimo per preparare i quadrotti alla menta. Una ricetta che vi farò vedere prossimamente. Il gelato fatto in casa, di cui vi lascio il link qua. Delle bevande rinfrescanti. Basta mettere un po' di questo sciroppo in una caraffa e aggiungere dell'acqua, mi raccomando, perché è dolcissimo. E tantissime altre ricette. In più vi mostro anche come preparare l'oleolito di menta. Questo non è ancora pronto perché l'ho appena messo a macerare. Questo vi sarà utile per preparare scrub oppure degli unguenti per le punture degli insetti. Ha molti utilizzi e anche questi ve li lascerò alla fine del video. Adesso andiamo a vedere come li ho preparati. Ciao! Ho raccolto nel mio giardino delle foglioline di menta fresca che avevo lì già da un po' di giorni e mi faceva una gran voglia di raccoglierle e prepararne qualcosa con queste. Quindi ho deciso di fare dello sciroppo di menta. Io ho già pesato 25 grammi di foglioline di menta, 250 g di zucchero, 250 ml di acqua e poi userò la buccia grattugiata di metà limone. Incominciamo prendendo le foglioline di menta, ci versiamo metà dello zucchero e poi lo facciamo frullare. Con il nostro mixer. Adesso lo faccio frullare. Quando diventa una bella pappetta, non potete capire che profumo c'è di menta. Lo tolgo da qua e lo verso in un pentolino insieme all'acqua. E lo zucchero. Acqua, zucchero e la menta e faccio cuocere. Mescoliamo bene in modo da far sciogliere bene tutto lo zucchero dentro l'acqua e poi lo mettiamo sul fuoco. E aggiungiamo anche la buccia grattugiata del limone. Questa è la buccia di limone grattugiata, verso anche questa e continuo a mescolare finché si è sciolto bene bene lo zucchero, mi raccomando. E lo metto nel fuoco. Lo facciamo cuocere a fuoco basso in modo che rilasci bene tutto il profumo. Dunque, quando l'acqua ha preso a bollire, spegniamo il fuoco, controlliamo che lo zucchero si sia sciolto per bene, poi lo chiudiamo con un coperchio e lo lasciamo riposare per un minimo di 4 ore, ad un massimo di 48 ore. Io in genere quando lo faccio
poi lo lascio riposare tutta la notte e poi il giorno dopo continuo con il procedimento. Ho lasciato riposare lo sciroppo tutta la notte in frigo, adesso andrò a filtrarlo. Ho preparato un passino con una garza sopra in modo da riuscire a filtrarlo bene, in modo che resti soltanto lo sciroppo con lo zucchero. Adesso andiamo a prendere il nostro sciroppo e piano piano lo andiamo a filtrare. Andiamo adesso a filtrare il nostro sciroppo. Questo sciroppo poi andrà benissimo per un sacco di preparazioni. Vedete che così restano tutte le foglioline tritate nella garza. Questo sciroppo va conservato anche nell'armadio, però io per sicurezza lo tengo in frigo perché comunque l'ho lasciato molto diluito. Se vi piace farlo più denso, basta che lo tenete nel fuoco più a lungo in modo che si ristringe bene. Ricordiamoci di sterilizzare la nostra bottiglia, il nostro vaso dove decidiamo di mettere lo sciroppo. Possiamo metterlo a sterilizzare in una pentola di acqua per 10 minuti, oppure gli versiamo un po' d'acqua dentro e lo lasciamo nel forno a microonde per 5 minuti alla massima potenza. In questo modo il nostro sciroppo si conserverà più a lungo. Una volta filtrato tutto lo sciroppo, con la garza andremo a filtrare il liquido che è rimasto all'interno. Vedete quanto ne rimane lì? Strizziamo bene. Dunque, questo è lo sciroppo finito. Vedete che bel verde intenso che lo tappiamo. Adesso il nostro sciroppo è pronto e andiamo a preparare con le foglioline che ci sono rimaste un oleolito di menta che poi ci servirà per fare altre cose. Comunque, mettiamo a triturare le foglie di menta e poi le versiamo in un contenitore con il tappo e le copriamo con l'olio. Andiamo a frullarle. Sarebbe meglio pestarle con un pestello, ma io non ce l'ho e quindi ci frullo per 5-6 volte in modo che la menta si sminuzzi e rilasci poi il suo profumo nell'olio in questo modo. Ecco, basta così e poi le ricopriamo con l'olio. Adesso andiamo a prendere l'olio. Io uso l'olio di riso perché si mantiene più a lungo. Lo troviamo tranquillamente al supermercato. Questo è l'olio di riso Scotti e lo versiamo fino a ricoprire le foglie. Non ne serve tanto. Se non avete l'olio di riso potete usare un qualsiasi altro olio che avete. Ecco, vedete? È appena appena coperto. Allora, l'oleolito così, adesso lo lasciamo dentro l'armadio per 10 giorni e ogni giorno andiamo a sbatterlo in modo che si mescoli bene.
questo è tutto. Ciao!